Sì, è una giornata importante perché si dà seguito concreto a quella che è la legge fortemente voluta dal consigliere Alecci che riguarda la disostruzione pediatrica. È una legge fondamentale, anzi la Regione Calabria si va a collocare apripista a livello nazionale, perché se pensiamo che il 27% dei minori a livello nazionale riportano problematiche legate proprio al soffocamento in ambito scolastico, di cui 50 perdono la vita, e basterebbero soltanto delle tecniche semplici per poter salvare la vita. Dicevo, oltre 50 minori muoiono all'anno per soffocamento, e quindi grazie a questo disegno di legge viene resa obbligatoria la formazione al personale docente, al personale ATA e anche ai genitori, a tutti coloro i quali devono garantire quel primo soccorso a livello scolastico, perché sono delle tecniche semplici affidate, come in questo caso, al SIMEUP, a pediatri che garantiscono quella formazione di base e necessaria, quindi tecniche semplici che permettono di salvare la vita ai nostri minori. Per cui un plauso al consigliere Alecci e alla comunità di Soverato, a questa scuola che ospita questo primo corso di formazione, primo dei tanti che appunto vedranno protagonista la nostra regione. Sì, anche perché i numeri, devo dire, sono inquietanti. Ogni anno in Europa muoiono 500 bambini a causa di soffocamento per un oggetto, un giocattolo del cibo, e in Italia circa 50. Ci sono oltre 1.000 ricoveri gravi in ospedale e dei dati allarmanti che si possono risolvere o combattere in parte attraverso delle manovre semplicissime che si possono imparare con dei corsi anche a titolo gratuito che devono partire però dalle scuole, dove i bambini frequentano le mense, dove soprattutto si ha il contatto anche con i genitori, dei corsi che la Regione Calabria appunto porterà in tutte le sue scuole, ma che aprirà anche ai genitori per far sì che i bambini possano essere sicuri anche quando sono a casa. Tanti sono i casi che leggiamo ogni giorno di momenti in cui si interviene anche in un ristorante, in luoghi pubblici, grazie a persone che sanno effettuare queste manovre. Quindi sono dei piccoli gesti che però possono portare a dei grandi risultati. Sì, in realtà oggi ho pensato di presentare, visto che c'è un ambiente laico, per noi laici sono coloro che comunque operano giornalmente per la tutela dell'infanzia e quindi anche i genitori, naturalmente oltre che le scuole, di fare una carrellata un po' su quella che è la prevenzione anche degli incidenti domestici, oltre che gli incidenti scolastici, perché purtroppo il numero di accessi in pronto soccorso determinati proprio da cause accidentali sono sempre più frequenti in età pediatrica, quindi è importante che ci sia un'adeguata educazione, formazione e informazione rispetto a questa problematica. Naturalmente ho colto veramente con grande ammirazione e anche con grande entusiasmo quello che è stato l'invito del dottore Alecci e anche naturalmente della vicepresidente del Consiglio regionale, perché comunque ci rendiamo conto che c'è qualcuno che effettivamente ha veramente a cuore il bambino, e sensibilizzare a mio avviso, io rivesto un ruolo oltre che di direttore della pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, rivesto un ruolo nazionale nella qualità di presidente nazionale della Società di Medicina di Urgenza ed Emergenza Pediatrica. La SIMEUP, appunto l'acronimo è SIMEUP, non soltanto lavora per diffondere la cultura dell'urgenza e l'emergenza in ambito sanitario, ma ha una grande attenzione nel rivolgersi alla popolazione laica, così come vi dicevo. E uno degli argomenti che verranno trattati nello specifico e che comunque rappresentano, a nostro avviso, avviso di tutti i pediatri, naturalmente il panico maggiore, è proprio l'inalazione da corpo estraneo. Questo rappresenta sicuramente un evento fatale, come ben sapete, che può sorprendere chiunque, indipendentemente dal ceto sociale, indipendentemente dalla regione in cui si trova. In pieno benessere un bambino può morire a causa di un'inalazione da corpo estraneo. Per cui anche saper intervenire tempestivamente, conoscere quelle che sono le manovre salvavita, rappresenta sicuramente il valore aggiunto rispetto a quella che è la formazione che in una scuola si potrebbe dare.